Palazzo Ducale Genova con il mio amico Ferdinando. Io intervisterò lui, anche se di solito lui è intervistare le persone, ma adesso io sono qua a intervistarti perché quest'anno vinci un premio, mi sembra. No, non vinco un bel niente, proprio non ho vinto nulla mai nella vita. No, non tagliare. Allora, Francesco Maggioni, sei di nuovo qua ogni anno ormai mi avete dato l'indeterminato, mi piace tornare qui sempre qua. Dai, dacci qualche anticipazione. Beh, allora, visto che è una serata ponderosa, pregna di cultura, di robe, hanno deciso di chiamare me, che sono esattamente l'antitesi, appunto. Quindi arriverò esattamente a metà, sbam, farò il mio intervento comico, che sarà la parte più noiosa di tutta la serata, in cui tutti si addormenteranno, ma poi si risveglieranno felici che ricomincerà la serata. Quindi io farò l'intermezzo comico, un pezzo che parla di cinema, doppiaggio, di cultura, però è a maniera mia, quindi in realtà sarà una merda. Vabbè, torniamo seri. Vai. Cos'è che stai facendo in questo periodo? Qualcosa in giro? Diamo qualche anticipazione, qualche spoiler. Ma in generale nella mia vita? Nella tua vita. Vabbè, tanto allora. Vita lavorativa. Certo, ovvio, vabbè, ovviamente potete ascoltarmi ogni giorno dalle 2 alle 4 sullo Zoo di 105, perché appunto sono autore e voce dello Zoo di 105, faccio un sacco di scenette, un sacco di voce, un sacco di cose. In alcuni film o videogiochi o serie che non si può ancora parlare, perché sai come funziona nel mondo del doppiaggio, non possiamo dire nulla. No, non posso dirlo, ci stanno ascoltando, c'è lui che fa le storie, no, non posso, mi sparano. Videogiochi, ultimamente, tanti spot, pubblicità, potete sentirmi in tantissime pubblicità, insomma, basta stare a casa, in un modo o nell'altro io arrivo a rompervi le balle, quindi, boom. Perfetto, quindi appuntamento a casa. Ovunque. Hai altre domande? Non lo so, fifufa!